Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. In primo piano i risvolti legati alla guerra. Infatti dall'Ucraina arrivano ai connazionali in Italia notizie da parenti e amici che raccontano delle vittime straziate e di come alcuni soldati russi si tolgano le divise perché non condividono la guerra intrapresa da Putin. A raccontarci con sofferenza questi retroscena è Dasha, una ragazza ucraina che da 8 anni vive e lavora a Chieti. Ce la racconta Stelania Secondi. La comunità ucraina in Abruzzo è una comunità consistente, anche a Chieti molti ucraini hanno scelto di venire. Tra questi c'è una giovanissima ucraina, Dasha, che ha lasciato comunque in Ucraina parte della sua famiglia. Oltre tuo papà, chi c'è adesso in Ucraina? Ci sono i miei nonni, mio zio, mia zia e i miei cugini, tutti i miei cugini ci sono lì. Le notizie che ti arrivano da loro, quali sono? Notizie bruttissime, c'è la guerra vera, ci sta la gente che sta morendo, ci sono i nostri soldati che bravissimi stanno facendo molto per salvare la nostra terra, per far sì che non ci sta occupazione, far sì che far uscire tutti quanti. Stanno proteggendo i loro figli, le loro mogli. Ecco, ci hai raccontato che tua nonna ha chiesto a tuo zio che è in Ucraina di raggiungerla qui in Italia, ma lui non ha voluto, addirittura ha indossato la divisa e sta combattendo. Dove precisamente? In città Rivne, che sta non molto vicino a Kiev, però sta lì. Niente, sì, lui ha detto che non vuole venire. Che non verrà in Italia, ha detto che io rimango nel mio paese a difendere il mio paese perché devo costruire un futuro per le mie figlie, devo dargli la terra, devo dargli qualcosa. E gira un video dove hanno portato con pronto soccorso una bambina piccola, 8-9 anni, stavano ricoverando e non ce l'hanno fatta. Ma e non è solo lei, ci sono le persone con a pezzi, e non solo ucraine, anche persone russe. E mi dispiace perché sono ragazzi. Ci sono molti soldati russi che vengono presi dai nostri perché loro si consegnano spontaneamente perché loro non sapevano neanche che stavano venendo da noi a fare la guerra. E no, i nostri soldati li prendono, non li ammazzano, quelli che non fanno saltare per l'aria e li salvano. Dicono: dammi il numero di tua mamma, tieni, chiama tua mamma e dici che stai in Ucraina, stai qua da noi. Dobbiamo parlare di queste cose, dobbiamo far capire al mondo intero chi è Putin e quello che sta facendo, che dolore sta creando a tutti. Dobbiamo aiutare, almeno parlare. Dobbiamo, se è possibile, donare perché al nostro popolo serve, magari adesso serve cibo, serve medicina, serve pure le cose calde che se possiamo mandare. Infatti stiamo cercando di organizzare qualcosa per mandare lì. Ma basta anche una parola, basta anche dire e far vedere che sta succedendo lì. E sono partiti questa mattina 4 tir da Avezzano per portare beni di prima necessità al confine tra Romania e Ucraina, operazione coordinata dalla Croce Rossa italiana. Vediamo. 4 camion della Croce Rossa italiana sono partiti questa mattina dall'interporto di Avezzano in direzione Romania, al confine con l'Ucraina, nelle zone prese d'assalto da migliaia di profughi di guerra. I tir contengono beni di prima necessità, come cibo, bevande e medicinali, oltre a tende coperte da utilizzare nell'allestimento di un campo profughi. La destinazione esatta sarà stabilita durante il lungo viaggio. L'operazione è coordinata con le consorelle della Croce Rossa rumena e prevede l'impiego di 10 volontari partiti da Avezzano, tra autisti ed esperti in logistica. È un'operazione umanitaria che facciamo, andremo al nord della Romania, trasportiamo medicinali, cibo, elettromedicali.
tutti i beni che occorrono in questo momento per far fronte a questo tipo di emergenza. Ci saranno altre operazioni successive appunto a quella che partirà questa mattina? Assolutamente, questa è la prima di Croce Rossa, è partita un'altra missione stamattina in supporto al Dipartimento di Protezione Civile, che anche il Dipartimento, il Governo italiano ha inviato delle tende sempre sul territorio rumeno per far fronte all'emergenza profughi in questo caso. Noi contiamo da questo momento, la prima, ma contiamo che ce ne saranno diverse, e per questo è importante che veniamo supportati anche dagli italiani. Per far questo abbiamo attivato un fondo, una raccolta fondi, per progetti mirati ovviamente, che può essere, si può ricevere il numero sul sito della Croce Rossa Italiana www.cri.it. È preferibile veramente donare anche solo un euro piuttosto che raccogliere materiali, che poi viene difficile anche nella gestione. È chiaro che a volte si ha la perplessità, ma la Croce Rossa Italiana garantisce che quei fondi andranno a destinazione per i profughi e per chi ne avrà bisogno in quelle zone. E dopo aver accolto le prime famiglie fuggite dalla guerra, il capogruppo dell'UDC al comune di Pescara, Massimiliano Pignoli, ha avviato insieme ad associazioni di cittadini ucraini una raccolta di medicinali e generi alimentari da inviare proprio in Ucraina. Vediamo. Continuano le attività di vicinanza verso il popolo ucraino nella nostra regione. Dopo i convogli della Croce Rossa partiti questa notte dall'interporto di Avezzano, a Pescara il gruppo consigliare dell'UDC sta dando vita in questi giorni ad una raccolta di generi di prima necessità, dai cibi per bambini al sale alle farine. Dove portarli? Dal lunedì al venerdì dalle 9 all'1 e dal lunedì al giovedì il pomeriggio dalle 17 alle 19 presso il gruppo consigliare UDC sito a Palazzo di Città, secondo piano, stanza numero 26. Ci sarò io oppure i volontari del gruppo consigliare che vi accoglieranno. Non solo alimenti, tramite mail e WhatsApp sono stati richiesti anche materiali di primo soccorso. Kit pronto soccorso. Tutti che mi hanno contattato, tutti hanno bisogno. Salviettini umidificanti, perché dice che ci sono tanti bambini che devono essere un po' puliti sotterranei. Tele antigelo, vitamine, però è importante che antidolorifici, questi antinfiammatori, perché ci sono tanti feriti che hanno bisogno di medicina dal primo soccorso. La presidente di Nessuno Escluso, da 20 anni in Italia, si dice sorpresa della risposta positiva da parte dei cittadini di Pescara e dell'Abruzzo in genere. Lo so che pescaresi sono molto accoglienti e molto adorabili, diciamo. Però accoglienza talmente forte come questa volta, che pescaresi e non solo pescaresi, tutti abruzzesi dall'Aquila, da Vasto, da Chieti, mi chiamano e mi chiedono dove devono portare la raccolta, che cosa serve. Io sinceramente non mi aspettavo un'accoglienza così forte. Il materiale sarà inviato tramite operatori in Ucraina, passando per il corridoio umanitario in Polonia. Voltiamo pagina. La Regione Abruzzo dà il via al bando che prevede dei finanziamenti per chi si trasferisce nelle aree più spopolate del territorio, per chi vi apre un'attività e per i neogenitori. Giuseppe Dintino. Ripopolare le montagne abruzzesi, e questo è l'obiettivo della legge 32 del 2021, che assegna bonus per i nuovi residenti e i neogenitori. Dal 2016 al 2021 l'Abruzzo ha perso quasi il 3% degli abitanti, il doppio rispetto alla media nazionale. Il comune che ha perso più abitanti è Villa Santa Lucia, che ha perso oltre il 26% dei residenti. La regione ha individuato 173 comuni montani con meno di 3.000 anime, dove il tasso di spopolamento nei 5 anni considerati supera l'8%. 24 dei comuni sono nella provincia di Teramo, altrettanti in quella di Pescara, 74 nell'Aquilano e 55 nel Chietino. Il fondo sarà continuamente rifinanziato. Spero che i soldi non bastino, ha aggiunto il governatore. Abbiamo misurato i dati e visto come l'Abruzzo ha un indice di calo demografico doppio rispetto a quello italiano, e nelle aree interne questo indice è addirittura quadruplo. I comuni che abbiamo identificato con questa legge, è entrata in vigore il giorno di Natale, è un indice che supera l'8% di spopolamento, quindi è un indice altissimo, elevatissimo, che sta di fatto
spegnendo intere comunità, tanti borghi, e noi cerchiamo con questa legge, che concede aiuti e incentivi economici e contributi economici diretti ai cittadini che fanno nascere figli in questi comuni, oppure vi si trasferiscono con la residenza e vi aprono delle attività, di poter avere un sostegno forte, reale, per poter vivere in quelle realtà e poter ripopolare con serenità i nostri borghi delle aree interne. Nel dettaglio, le famiglie potranno ricevere 2.400 euro per il primo figlio e 2.300 per gli altri, bonus che sale a 2.500 in caso di genitori single o bambino con grave disabilità, 2.500 euro anche per chi sposta la propria residenza per almeno 5 anni, somma che raddoppia in caso venga aperta un'attività imprenditoriale. Il mondo ha scoperto i prodotti abruzzesi, soddisfatta la delegazione abruzzese di ritorno dall'Expo di Dubai, fiduciosa del fatto che per le nostre aziende del territorio possano aprirsi nuovi mercati internazionali. Vediamo. Per la prima volta diamo i risultati tecnici e scientifici, questa è stata l'esperienza che abbiamo fatto a Dubai con la piattaforma che illustrerà Rappoganzi. Abbiamo monitorato anche l'attività che è stata fatta, che ci ha fatto capire come in questa azione che abbiamo fatto sull'Agrifood l'Abruzzo è entrato nei mercati internazionali, la conoscenza e la percezione del territorio Abruzzo per la prima volta ha occupato degli spazi internazionali. Dentro questo tipo di ragionamento, con questo sistema di business intelligence, abbiamo misurato questo tipo di attività fatta e i risultati sono oggettivamente molto positivi, che danno il senso di come l'Abruzzo oggi si sta presentando al mondo, si sta facendo conoscere. È un progetto che si è avviato, è la prima parte dell'internazionalizzazione, saremo anche a Bruxelles prossimamente, ma oltre questo è messo a disposizione delle aziende anche questo strumento di business intelligence, quindi andremo anche a Bruxelles, ma abbiamo anche questo progetto complessivamente, ARAP farà anche di supporto per quelli che sono dei bandi nuovi di Siemens e che saranno incentrati sulla internazionalizzazione per le aziende in generale e dell'agri-food nello specifico. Abbiamo visto che il marchio Abruzzo, il marchio Regione Abruzzo, il marchio dell'agri-food abruzzese ha girato tantissimo, non solo nella parte diciamo più interessata dagli Emirati Arabi eccetera, ma anche nella parte che comunque in qualche modo è stata sempre tradizionalmente più attrattiva rispetto ai nostri prodotti, e anche in alcuni paesi dove invece siamo meno presenti, quindi questo ci fa particolarmente piacere. C'è qualche prodotto abruzzese che ha maggiormente attirato l'attenzione? Beh, l'olio abruzzese è andato molto forte, ma questo perché comunque in zona, e parlo di penisola arabica, è un prodotto ancora poco conosciuto il nostro. I vini sorprendentemente hanno fatto un grande successo, perché i nostri vini di punta, quindi Montepulciano, Trebbiano, Pecorino e Cerasuolo, occupano una fascia intermedia che oggi a Dubai, in particolare negli Emirati, non è occupata da una presenza importante italiana. Proseguiamo con il nostro telegiornale. Locali chiusi anche nel giorno di Carnevale. Le attività di Piazza Muzzi e Via Cesare Battisti a Pescara decidono di non aprire le loro attività in segno di protesta contro le recenti decisioni dell'amministrazione comunale. Vediamo. Siamo nella centralissima Piazza Muzzi a Pescara, oggi giornata di Carnevale, ma questa sera non ci sarà nessuna festa qui nelle vie della Movida della città adriatica, perché gli esercenti e i gestori dei locali della Movida hanno deciso di tenere giù le serrande per rispondere a quelle che sono state le nuove ordinanze emesse dall'amministrazione comunale targata Carlo Masci. Vetrine tappezzate di manifesti funerari in via Battisti e Piazza Muzzi in segno di protesta contro lo stop alla somministrazione di alcolici dopo le 24 e contro l'ordinanza del sindaco con cui ha prorogato al 31 marzo la chiusura a mezzanotte delle attività dalla domenica al giovedì, anche se la normativa del 2021 è ormai superata e le modifiche del 2007 e del 2010 consentono la somministrazione di alcolici fino alle 3. La città sta morendo e in vista dell'estate le previsioni non sono le più rosee, dice Sara Di Blasio, responsabile di una delle attività proprio in Piazza Muzzi. Noi, a prescindere che
rendiamo la città bella, pulita, interessante. Vogliamo fare anche altro per questo, ma non ci dà la possibilità la nostra amministrazione. E poi ci sono dei posti di lavoro da tutelare. Se lui ci fa chiudere a mezzanotte, poi solo a Piazza Muzzi, chiaramente a noi ci crea problemi, problemi seri. Dall'altra parte della barricata ci sono i residenti, i quali si schierano a favore delle limitazioni. Non rispettano le regole. Da quando è stato, diciamo, emesso la possibilità di inserire più tavolini fuori, occupano tutto il suolo pubblico e non si può camminare. E poi la sera, dopo una certa ora, sappiamo noi, vomiti, schifo, botte da orbi che si danno sui ragazzi. Allora possono fare una cosa: da mezzanotte in poi, anziché vendere alcolici, possono vendere succhi di frutta oppure frullati di frutta. Noi abbiamo ripulito quella zona perché forse le persone non si ricordano quello che c'era in quella zona, soprattutto negli anni passati. Io penso che chi torna a casa è anche più sicuro in questo momento. Confartigianato intanto si è fatto promotore di una richiesta di incontro con sindaco e capigruppo per chiarire, si legge nella nota, qual è la Pescara del futuro secondo l'amministrazione. E fare un punto, un tavolo dove venire incontro a noi e ai residenti che devono dormire, ma noi mica diciamo che i residenti non devono dormire, è questo che è il segnale sbagliato, il messaggio è sbagliato, perché noi vogliamo che i residenti siano tranquilli, ma dobbiamo lavorare anche noi. Il Consiglio Comunale di Teramo ha approvato ad ampia maggioranza il bilancio di previsione 2022-2024. Il documento prevede entrate per 50 milioni di euro da destinare ad opere pubbliche, nessun rincaro di tasse e tariffe e garantisce la continuità di tutti i servizi. Tania Bonnici Castelli. Il Consiglio Comunale di Teramo ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024, è il quarto sino ad oggi dell'amministrazione d'Alberto. Il documento è stato votato favorevolmente da 21 consiglieri, un'ampia maggioranza dunque, che ha compreso i 5 Stelle e il nuovo gruppo di azione. Nel bilancio del Comune di Teramo per i prossimi due anni viene confermato un rassicurante fondo di cassa e si prevedono oltre 50 milioni di euro di entrate in conto capitale che andranno a finanziare importanti opere pubbliche volte a ridisegnare il volto futuro della città. Inoltre nel bilancio non sono previsti aumenti di tasse e tariffe, nonostante i rincari per le utenze e la mancata sospensione dei mutui, e viene inoltre garantita la continuità di tutti i servizi. Nel corso del Consiglio Comunale l'amministrazione guidata dal sindaco D'Alberto ha ricordato alcuni passaggi fondamentali previsti per la Teramo del futuro che si stanno realizzando sotto gli occhi dei cittadini: la riqualificazione del teatro romano, il mercato coperto, il parco fluviale, la messa in sicurezza delle scuole. Non la pensa così l'opposizione di centrodestra, che ha invece accusato D'Alberto di poca concretezza, richiamando l'attenzione sul fatto che in città non ci siano per esempio cantieri della ricostruzione. Oltre al bilancio di previsione, il Consiglio Comunale di Teramo ha anche approvato la retrocessione dei terreni edificabili su richiesta dei proprietari e l'istituzione di un nuovo ITS, Istituto Tecnico Superiore a Mociano, con indirizzo turismo e cultura. Al termine dell'assise, il sindaco di Teramo e presidente ANCI ha annunciato l'apertura di uno sportello sociale per la pace, che crei una rete di accoglienza con privati e istituzioni e una raccolta di cibi a lunga conservazione, medicine e beni di prima necessità da inviare in Ucraina. Apriamo ora la pagina dello sport. Finale beffardo per il Pescara che perde a Modena subendo il gol di Minesso all'ultimo assalto. Stavolta è buona la prova dei biancazzurri penalizzati dall'espulsione di Drudi a 12 minuti. Dalla fine il Modena aumenta più 5, il suo vantaggio in vetta, il Pescara resta al quinto posto. Il servizio è di Paolo Renzetti. Una beffa difficile da digerire con il Pescara che perde a Modena al 95esimo dopo aver tenuto testa alla capolista del torneo, che trova il gol allo scadere con una giocata di Minesso che supera Sorrentino. Peccato anche per un rigore apparso netto e non concesso in apertura di gara ai biancazzurri dall'arbitro cagliaritano. Nel Pescara si rivedono dal primo minuto Drudi in difesa e Rauti in attacco, mentre a sorpresa Ferrari dopo la squalifica va in panchina. Fra i canarini in campo l'ex biancazzurro Ciofani e l'ex difensore del Teramo Piacentini, padroni di casa schierati con il 4-3-2-1, serata fredda al Braglia dove dirige Collu di Cagliari di fronte a 7.000 spettatori. Le prime battute di partita vedono come previsto un Modena aggressivo, gli abruzzesi non stanno a guardare, all'ottavo c'è una conclusione a giro di Clemenza che chiama la parata a terra. Gagno al nono, la risposta locale arriva con il tiro deviato di Giovannini in calcio d'angolo. Al decimo Cernigoi entra in contatto in area modenese con Piacentini e finisce a terra con Collu di Cagliari
Cagliari, che lascia proseguire tra le vibranti proteste ospiti. Bene la squadra di Gaetano Teri, con all'undicesimo una discesa di Rauti sulla sinistra ed il cross in area per Cernigoi, che arriva in ritardo con l'appuntamento col pallone. Il Pescara con le ripartenze mette in difficoltà gli emiliani, con Clemenza che ci prova al ventunesimo mettendo il pallone dai 20 metri al lato. L'intraprendenza ospite crea più di qualche problema al Modena, che si rivede al venticinquesimo con Tremolada che in area pescarese ciabatta una conclusione fuori misura. Pescara sempre vivo e insidioso fino al 46esimo, quando arriva il doppio fischio dell'arbitro cagliaritano che manda le squadre negli spogliatoi con il risultato di 0-0. Il secondo tempo si apre all'insegna dell'equilibrio, con i padroni di casa però più propositivi. Al 16esimo Oteri opera due cambi con Dursi e Nzita al posto di Cernigoi e Pontisso. Rispetto al primo tempo premono di più i ragazzi di Tesser, che getta nella mischia anche Ponzi e Minesso, con la gara che resta intanto in equilibrio e con il Pescara che vede sul terreno di gioco Frascatore per Veroli. Le due difese continuano intanto ad avere la meglio sui rispettivi attacchi, anche se la pressione giallo-blu è più costante, con il Pescara che al 33esimo resta in 10 per il secondo giallo sventolato a Rudi, che è costretto così a lasciare anzitempo il campo. Oteri corre ripari richiamando in panchina Rauti e Clemenza e mandando sul terreno di gioco Ilianes e Cancellotti. In inferiorità numerica il Delfino è costretto a soffrire negli ultimi 10 minuti, con i padroni di casa che, spinti dai tifosi, attaccano ora quasi a pieno organico e con Pompetti e compagni raccolti nella metà campo. Si arriva negli ultimi istanti di partita con la sofferenza dei 100 tifosi abruzzesi sugli spalti e con Sorrentino e compagni che fanno tutto bene fino al 95esimo, quando dopo aver battuto male una punizione regalano la palla al Modena, che con Minesso trova il gol vittoria beffando un Pescara ingenuo e sfortunato. Per i biancazzurri è una beffa, ma domenica prossima si tornerà in campo e dopo tre trasferte si tornerà a giocare allo Stadio Adriatico contro il Siena, sperando di poter tornare all'appuntamento con la vittoria, anche per dimenticare la sconfitta immeritata di Modena. Dopo un periodo intenso, seconda giornata di riposo oggi per il Teramo, che tornerà ad allenarsi domani in vista della trasferta di domenica, ore 17.30 a Cesena, nella quale mancheranno gli squalificati Bernardotto e Rossetti. Due giorni fa ha ritrovato una maglia da titolare Mattia Lombardo, autore dell'assist per il primo gol di D'Andrea nella vittoria in rimonta sul Grosseto. Lo ascoltiamo. Una vittoria veramente fondamentale, era una partita che volevamo vincere a tutti i costi e siamo stati bravi a reagire, come stiamo dimostrando nelle ultime partite, di saper reagire anche quando magari riceviamo uno schiaffo, e quindi da questo punto di vista mentalmente la squadra è cresciuta tantissimo, anche perché abbiamo l'obiettivo ben chiaro e quindi sappiamo quello che dobbiamo fare in campo, ci prepariamo sempre durante la settimana per poterlo esprimere al massimo e al meglio, e quindi la nostra reazione ci ha portato al pareggio e siamo riusciti a portare a casa questi tre punti, che sono veramente importanti e ridanno ancora entusiasmo e continuità anche ai risultati che comunque abbiamo ottenuto nell'ultimo periodo. Sono contento, per la prima volta lo vorrei dedicare a me stesso, perché è stato un momento comunque abbastanza tosto, però sono rimasto sempre lì a lavorare con positività, con fiducia e cercare di dare il mio contributo. Sono voluto rimanere fortemente a gennaio, e nonostante tutte le varie situazioni che si sono create, perché avevo grandissima fiducia e consapevolezza che questa squadra poteva nel giro di ritorno fare qualcosa di importante. Andremo a Cesena a giocarci la partita come facciamo sempre, come l'abbiamo fatto con il Modena, e cercheremo di creare attraverso le nostre qualità, le nostre convinzioni, la nostra mentalità che abbiamo creato nell'ultimo periodo, per andare a portare a casa una prestazione, a raggiungere i tre punti. Questo è il nostro obiettivo, che noi dobbiamo prefissarci partita dopo partita.
Giornata di recuperi quella di domani per il girone F di Serie D. Tre le partite in programma alle ore 14.30 con due abruzzesi in campo, Castelnuovo e Notaresco. I neroverdi di Guido Di Fabio torneranno in campo a distanza di due giorni dal deludente e beffardo pareggio con l'Alto Casertano. Dalla trasferta più lunga a sud a quella più lunga a nord a Fano, in quello che sarà uno scontro diretto per la zona playout. Si tratta del recupero della seconda giornata di ritorno dello scorso 6 febbraio, quando la gara venne rinviata per casi Covid nel Castelnuovo. Il Notaresco invece ospiterà il Porto d'Ascoli per giocare la partita rinviata due giorni fa a causa del maltempo. Sarà la prima uscita per il rosso-blu dopo la vicenda delle dimissioni rientrate del tecnico Massimo Epifani. Sempre domani si disputerà il match tra Montegiorgio e Trastevere, anche questo rinviato domenica scorsa per il maltempo. Cambiamo disciplina, ora il volley in A2, la Sie Cortona spreca un discreto vantaggio nel quinto set e perde al tie break contro Motta di Livenza, vince senza convincere l'Abba Pineto contro Torino. Ancora un capora per l'Altino, vediamo il resoconto del weekend. Sergio Zappalorto. In A2 la Sieco si mangia le mani, perde al tie break dopo aver dominato il quinto set, da 9 a 6 a 9 a 11 per poi chiudere a 13, un punto pesantissimo scialacquato per strada. Un peccato, ma la squadra, trascinata da un devastante Sant'Angelo, 30 punti, è sempre viva, pur se preoccupano non poco i tre prossimi turni contro le corazzate Bergamo, Reggio e Santa Croce. In A3 l'Abba ritrova il successo, lo fa col modesto Torino, a cui regala con un interminabile 31-33 un generoso set. Pineto vincente, ma non convincente, occhio perché dopo la pausa si andrà a Macerata. In A2 femminile l'Altino cede di netto anche a Marsala, infinito calvario dove modificare qualcosa è sempre più complicato, pure per il neotecnico Collavini. In B l'Alba crolla in casa sotto i colpi di un Ancona che ha spento ulteriormente le speranze salvezza degli Iseini. Situazione quasi analoga, anche se non è la stessa cosa, per un Paglieta che continua a dilapidare preziosi sette vantaggi, così come è successo anche a Casoria. In B1 femminile la Teatina esce dignitosamente sconfitta per 3-1 sul terreno della terza forza, il Pomezia, dopo aver dilapidato la prima frazione sul 24-22. Non dà punti la conquista della terza. Peccato allora, ma nell'area a rischio è tutto rimasto immutato, almeno questo. In B2 vibrante interminabile derby vinto dal Gada Pescara 3 sulle cugine della Ceteas Montesilvano nelle immagini, è concluso tra polemiche, contestazione e bagarre a causa di una decisione arbitrale al photo finish del tie break, evento che non intacca il fascino di una gara combattutissima con doppio infortunio di due pezzi da 90 delle pescaresi, Patriarca e Ronzitti. Vince ancora 12 su 12 il Teramo super capolista, liquidando anche il Bisceglie, il tutto alla vigilia del big match che vale una promozione sul campo della Vice Corridonia. Niente da fare dopo un magnifico e conquistato primo set per una rassegnata d'Annunziana che scivola in casa col Potenza Picena e vede ancora più assottigliate le chance di rimanere nella cadetteria. Questa è l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ricordo alle ore 21 l'appuntamento con Proteramo condotto da Jacopo Forcella, invece l'informazione torna puntuale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.